Buongiorno a tutti gli amici di SNAI Tube, Twitter e Facebook. E dopo la settimana più che interessante della Champions League, ora torniamo alle partite domestiche, con un weekend pieno di Serie A e Serie B. Cominciamo subito con le quote di Serie A di questo weekend, e cominciamo con le due anticipi di domani, tra Catania Udinese e Inter e Livorno. Catania ha avuto due trasferte molto difficili nelle ultime due giornate, forse il più difficile possibile, in trasferta a Juventus e a Napoli, quindi sarà sicuramente un bentornati a casa per i tifosi. Ma non sarà facile contro Udinese, e infatti vediamo la squadra friulana favorita in trasferta, quotata a 2,55, col pareggio a 3,20 e Catania a 2,75. Livorno deve andare a San Siro con ben 3 squalificati e per quello vediamo Inter un super favorito molto appoggiato, quotato 1,25, con il pareggio a 5,50 e Livorno a 11. Ora passiamo alle partite di domenica e iniziamo con la partita all'ora di pranzo tra Genoa e Verona, due squadre in abbastanza buona forma in questo periodo. E vediamo Genoa favorito a 2,25, il pareggio a 3,25 e Verona a 3,10. Bologna ha tenuto 3 risultati utili nelle ultime 3 giornate e va a Atalanta che deve cercare di vincere una partita in casa senza la squalificata Dennis. E vediamo Atalanta favorito a 2 con il pareggio a 3,30 e Bologna a 3,70. In questo periodo dell'anno tanti colleghi vedono che non sono in buona salute, ci sono i raffreddori della stagione eccetera e c'è un incontro a Cagliari tra due squadre che non si trovano in buona salute perché c'è Cagliari con 3 sconfitte di fila che incontra Torino che ha fatto ben 7 giornate senza vittoria e vediamo Cagliari favorito a 2,10, il pareggio a 3,40 e Torino a 3,50. Un'altra squadra che ha fatto 7 giornate senza vittoria è il Chievo, che ospita Milan domenica pomeriggio. E nonostante il fatto che anche il Milan si trova in un po' di difficoltà in questo periodo, è sempre favorito in trasferta, quotato 1,95, con il pareggio a 3,40 e Chievo a 3,80. Lazio non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione, è quotato a 2,90 per una vittoria in trasferta allo Stadio Tardini domenica, ma la squadra di casa è favorita a 2,35, con il pareggio a 3,30. Poi Roma è un super favorito in casa contro Sassuolo, quotato 1,22. Ma ricordiamoci che Sassuolo sta giocando abbastanza bene in questo periodo, poi anche pareggiato a Napoli qualche giornata fa, e il quota di un altro pareggio è 6, con un 12 per una vittoria in trasferta della squadra emiliana. Poi abbiamo un doppio posticipo di domenica sera. Prima c'è Fiorentina, non prima perché giocano allo stesso momento, parliamo prima di Fiorentina-Sampdoria, dove la squadra viola è un super favorito 1,37, con il pareggio 4,25 e Sampdoria 9,50. Poi al solito in questi collegamenti, quando parlo delle quote del weekend e Juventus in casa, dico sempre che la quota più bassa di questa giornata è la Juventus, ma questa volta non si può dire proprio, perché Juventus ospita Napoli. E vediamo la squadra bianconero favorito 1,75, con il pareggio a 3,60 e Napoli a 4,50. Facciamo un pit stop al volo, poi torno con le quote di Serie B.